Paolo Pulici, per i tifosi del Toro Puliciclone, è stato uno degli attaccanti italiani più forti del dopoguerra. Nato il 27 aprile del 1950, arriva al Torino dopo le trafile nel Legnano nel 1967. Ancora una stagione nelle giovanili e poi Fabbri lo lancia in prima squadra come titolare nel 1968. Pulici diventa ben presto uno degli elementi più forti di un Torino che nei primi anni 70 si struttura per diventare una grande squadra. Nel 1971 il primo trofeo, la Coppa Italia, e poi nella stagione 75-76 lo storico scudetto con Gigi Radice in panchina e Pulici in coppia con Graziani, autentico trascinatore della squadra. Penso che la partita più importante che mi ricordo molto, che mi ha dato più soddisfazione, è stata l'ultima. Quella che abbiamo pareggiato oltretutto in casa col Cesena, dove non siamo riusciti a vincere. Tutti avevamo paura di vincere in quel momento, perché giocare per un traguardo che ormai eri sicuro al 100% di averlo in mano, dove sapevi che non potevi solo perdere. Tutti gli altri risultati ti andavano bene. L'attaccante Granata contribuisce alla vittoria del Torino, diventando capocannoniere del torneo con 21 reti. Reti segnate di destro, di sinistro, di testa, in acrobazia, da fuori area, sotto porta. Pulici è stato il classico finalizzatore che vedeva la porta, anzi la sentiva, come si dice dei grandi attaccanti, da qualsiasi posizione tirasse. 172 reti in 437 partite ne sono una dimostrazione. Forse è stato il giocatore più amato dalla curva maratona. Quando si vince un campionato, uno scudetto, bisogna che ci sia anche l'aiuto del pubblico, non lo puoi vincere da solo. Ti aiuta perché giochi bene, il pubblico si presenta e questo è l'inizio. Noi abbiamo incominciato bene, il pubblico c'era, credeva in quella squadra e la squadra ha creduto e si è fatta aiutare da questo pubblico stupendo. Pulici finirà la carriera dopo 14 stagioni in prima squadra con il Torino, giocando prima con l'Udinese e poi per due anni con la Fiorentina.